Vige la legge di Dark Souls 2. Se giri in senso antiorario, il mondo sarà tuo. Scusa. Vediamo ragazzi se riesco ad arrivare. Non credo. Credo di essere leggermente in ritardo. Vediamo se riesco ad arrivare al fantasma e ucciderlo con l'arma abbassata, dai. Piccolo minigame in speedrun. Via. Si vola. Pog. Scusi. Non potevo tirare l'arco per un... Legge di Dark Souls 2, è successa una cosa stranissima là dietro. Legge, ignora. Ah, ragazzi, adesso sono andato proprio a cazzo duro. Di solito non corro così tanto, ma dopo aver visto... Oh! Dopo aver visto che funziona... Boh, si può correre tranquillamente. Cioè, non correre, ma camminare tranquillamente così, sì. Strafe. Fortissimo. Manichino 10 su 10. È una potenza che è dell'incredibile, vero? Allora, ragazzi, la scorsa run è morta al Cavaliere dello Specchio. Quella prima di quella che è arrivata al Personal Best di 1 è morta al Cavaliere dello Specchio. Ha un attacco che è uno swipe da destra. Che mi piglia sempre. Perché è uguale l'animazione a quando fa il cast dell'attacco elettrico. Uguale identica. Quindi quando lo fa, io attacco. Perché durante l'attacco elettrico devo attaccare. E quando attacco mi rendo conto che è quello laterale e muoio. Ogni volta. Dove ti fermi per la run preppata? Tecnicamente dopo il Cavaliere dello Specchio. Ma se mi sento vado avanti. Perché se mi sento posso andare avanti e poi comunque è pratica e quindi stonks per l'eventuale run di stasera. Cioè non ci perdo niente. Iniziare con Amana è un piacere. Oh vabbè, senti. Comunque Amana è molto avanti. Amana non è così male, da fare noi. Solo noiosa, ma non così male. Io la vedo e piango, quindi non riesco a vederla come viene fatta. Arco. Arco e poi alla rana dalle 2 alle 3 combo. Fine a mano. È vero. È vero anche quello, sì. I due tipi con l'aggro condiviso rompono il cazzo tanto. Quella è l'unica parte di veramente difficile di Amana, se posso permettermi.
Questo qua era l'attacco, ragazzi. Guardate l'animazione quando fa il fulmine. Ecco. Avete visto quanto era simile? Quella a fondo lì fa paura, raga. Cioè, non che sia inschivabile, ma fa paura. Ce l'abbiamo. Ah, finalmente un vero boss. No, aspetta. I prototipi sulla vanilla si possono non aggrare e passare tranquillamente. Grazie, Moonlight. Si posso chiamare Muni e basta, spero di sì. Madò. Mi è tremata pure la sedia. La finisco? Cioè, ci provo? O la va o la scacca, ragazzi? O la va o la cacca? Ci state? Qualsiasi cosa succeda, ragazzi, è stata una bellissima run. Siamo arrivati più in là del 70% della run che faccio. Il bastardo che è andato nella cunetta, nella buca. Ciao, Gaitas. Sto ragionando sul fatto che, se sbaglio, questi ragazzi sono nella merda. Perché non so proprio come si fightano normalmente. No, in realtà no. Mi metterei a correre come un malato. Strafe? Strafe? Mi metterei a correre come un malato e vedi che poi ci esco vivo, però. Non sarebbe bello da vedere. Se due noi this the new caffè. Che bello. Che bello. Caffè. Confefi. Giochiamo un po' senza musica. Annoiamoci un po' insieme. Vediamo se migliora la situazione. Che dite? Un bel respiro e si va a piangere? Sì.
Certo che la carne di struzzo si mangia. Guarda, White, io credo che si mangi ogni tipo di carne. Alcuni mangiano addirittura quella umana. Quindi non mi meraviglia troppo il fatto che si mangi quella di struzzo. Qualunque carne si mangia se sei coraggioso abbastanza. Esatto. Io non lo so, ragazzi, dov'è. Lui non lo so dov'è. Io sparo a caso. E sistematicamente lo prendo. Perché questo si vede. Quello un po' si vede. Se hai un po' di immaginazione si vede. Già, quello là più faticoso. Però. Ciao, sposa. Però anche quello è gestibile. Ma quello là, ce ne sono un paio in questa zona che io sparo a caso. Poi di solito non sparavo a lui, ma dopo che mi hanno fatto degli scherzoni brutti, i tipi, i caster, ho detto, sai che quasi quasi. Cos'è la Noitran? Tutto il gioco senza mai venire colpiti. Così, se n'è fregato della prima freccia. Fortissimo. Se vieni colpito, si ricomincia da capo. Pensa che è merda di run, eh? Lo so. Dai. Eccola. Ok, allora ragazzi, calmi. Ho fatto pratica. Ho fatto pratica. Ho fatto pratica su sta cosa. Ho fatto pratica. Un gigantesco dito medio per te. Sono cagato tantissimo. Lascia fare. Signora del terzo piano. Sì, poi la bolletta dell'acqua la paga lei. Mi ha allagato tutto. Guardi, guardi che casino che mi ha fatto. Guarda, tutto allagato, tutto allagato. Sì, mi scusi. Ecco, lei ha già rotto il cazzo. Full Dex? Sì. Poi ti racconto un po' meglio. Guarda che bello il mare di Sesenatico. Bello, pulito. Hit da Nashandra. Benissimo.
Comunque la build è questa. Quindi abbiamo stamina, adattabilità e ovviamente destrezza. È spawnato presto il signor Kindalur qua. Mi è spawnato molto presto il signor Kindalur. Molto molto presto rispetto al solito. Uff, e anche lui è andato. Jesus. Minchia, top intelligenza artificiale. Sono un po' tutti dei bot, in effetti. L'hai capita? Dei bot, intelligenza artificiale. Non faceva ridere, no. Badum. Ah ah ah. E niente. Vabbè ragazzi, state tranquilli. Forlorn metterà fine alle vostre sofferenze a breve. Arrestatelo. Ehi, grazie di esserti followitato, Drent. Ascensore di uguale di quello di DS1? Sì, sai che è molto simile. È molto più piccolo quello di Dark Souls 1, però. Capisco a che cosa ti riferisci, quindi. Quello per andare verso Petit Londres. E grazie di esserti followittato Electric Hacker, ho detto bene? No, Electric Attacker. Electric Attacker, mamma mia. Va bene, grazie Electric. Vedo. Mi scusi, scelga una strada.
Boom, headshot. Freddato. Freddato anche lui. Bolt. Human, do not produce light. Danno. Danno. Andiamo adesso a fare i livelli in anche se non so se possiamo, sapete. Perché forse mi serve uccidere quella tipa lì per fare i livelli. Cioè, forse faccio 39 a Dex. È a tempo, scusatemi. Yes. Sentito danno, mi sono spaventato. Ho fatto un danno. Io ho premuto start prima di premere A. Start A, ah, oh. Io, ragazzi, sto gioco non riesco a sopportarlo. Dio Cristo. Dai, Electric, su, dai. Basta. Per favore. Markic, ma che succede nella tua... Non lo so. Cercherò di fermarlo al meglio delle mie possibilità. Penso valga perché io abbia giocato i vari Souls. E anche quello è vero. Dai, in realtà no. Non chiunque. Conosco un paio di persone che no. Che in qualche modo riescono comunque a starmi simpatiche, penso. E adesso si mette a tirare il fuoco. Esagerata, fichi. Manco ci fosse sto bisogno di reagire in questo modo qua. Sta correndo troppo oggi, non lo uccideremo. Human. Ah, è l'ascensore, c'è il coso che si alza.
partiamo male. Sono al muro già. E anche Velstad è andato. Grazie al GG Galvino. Grazie anche agli altri. Mettiamo 40 in stamina. E poi si vola. Poi si vola a prendere hit di nuovo nello stesso punto della scorsa volta. Questo è per Luigi. questo non ha nessun motivo di esistere, ragazzi. Questa cosa qui di mettere 50 DT è inutile. giusto? Ma se invece io le mettessi a stamina, cioè sarebbe più utile? No. Boh, dai, 50 DT. Devo comprare delle frecce, delle robe? No. Non credo, Gio. Allora. Dobbiamo fare di nuovo l'RTSR? No, vabbè, l'RTSR setup lo faccio nella stanza dopo, altrimenti qua finisce male. Oddio, no. Ha avuto lo stesso problema, boys. Mi sa che si è bloccato di nuovo. Mi fanno hit, no. Si ferma a 3. Allora ragazzi, non concentriamoci tanto su di lui, concentriamoci su di lei, attenti alla stamina. Aleandro, grazie di esserti followittato, gentilissimo. Troppi follower oggi? Eh sì, probabilmente per il fatto che sto streamando presto. Non ho ben capito, scusami Lorenzo. È partito un jet nel tuo messaggio. Si è attivata una PlayStation 4. Allora. Ancora questa cosa. Raga, io sta cosa che non mi spara non la sopporto più. Cioè, devo premere il tasto con una forza
Allucinante. Ma no, seriamente? Ah, mia, la sto guardando, la sto guardando. Ma guarda te che attacco mi deve fare. Dai. Va bene. Un po' azzardato questo affondo, cosa ne pensi? Niente. Tranquillissima, lei con lo scudo. Mamma mia. Stamina. Succate. If I may say. Posso porre un quesito molto off topic? Voli. Mi dica. Cosa si deve fare adesso?
Questa ragazzi è distance PB. Distance PB. E adesso dobbiamo andare. Allia. Tu che ne hai pensato di prendere la digital? Sai per caso se... Tu che hai pensato di prendere la digital? Sai per caso se esiste un modo per convertire Bloodborne per PS4 in Bloodborne per PS5? Perché l'ho installato la versione del Plus, quindi per PS5, ma continua a darmi quella del 4, che essendo in copia fisica ovviamente non funziona su digital. Copia fisica ovviamente non funziona su digital. Ho installato la versione del Plus, quindi per PS5, ma continua a darmi quella del 4. Ma non lo so, sai, sposa. Non mi ero posto il quesito. Cioè, speravo che funzionasse tutto subito, ma ovviamente immagino che non sarà così. Immagino che sarà una cosa scomoda e noiosa. Vero? Ma credo di dirti una cosa, avevo più caga che cadessi dal ponte che morissi nella fa... Un po' anch'io ho caga di cadere da quel ponte. Quindi sei giustificato. Sarò sincero, non era proprio voluta come cosa. Questa canzone, ragazzi, è bloccata in testa. Praticamente ha sovrascritto i salvataggi del mio account, quindi anche se installo la versione per PS5, quella gratuita con il Plus, mi mantiene i salvataggi di PS4. Ho paura che però ad eliminarlo ho casino, visto che in PS5 non ho i DLC, in PS4 sì. Ma non c'è una roba tipo upgrade, no? Tipo sul Play Store, roba così. Immagino di no. Sarebbe una roba troppo fatta bene per essere fatta bene. Lo pensavo che io invece... niente. Forse ti devi proprio ricomprare. Ma... però non devi ricomprarlo, perché comunque tu l'hai preso dal Plus. PS5 attrezzo più inutile della storia, non prenderla. Tengo solo Demons per PS5, ma senza la PS5. Bravo. Chissà come si divertono quelli che stanno facendo le cose sconce dentro quei carretti lì. E senti come cigola. Nicchi, nicchi, nicchi. Lore. Ciao Slatiel. Sti maialotti. No. No, non vedo di briccare direttamente appena la prendo la PS5. Se riesco, se riesco non lo faccio. Se proprio riesco, se proprio mi riesce. Quanto mi spavento ogni volta di essere troppo vicino al muro, una roba così.
No, no, no. Cos'è? Cos'è? Raga, io non l'ho mai fightata sta roba. Sta roba qua non l'ho mai fightata. Me devo inventare tutto adesso, mo. Blindrun. Battuta la viverna in blindrun, ragazzi. Sono fortissimo. Perché non deve funzionare? Cioè, allora, ragazzi, due volte di fila ha funzionato il mio one cycle. Due volte di fila. Oggi, che sono in Oit qua, non deve funzionare. Mamma mia, sei fortissimo, fai paura. Hai visto? Dark Souls, un drago, Mankish, oh, un canarino. Magari Erk. Ah no, non era Erk, oh, perfetto, ok. Magari Franky, sicuro non era Erk. Credevo che Erk mi stesse dando del figo per un secondo. Dicevo, cosa sta succedendo? Mi sono reso conto che era impossibile troppo tardi. Pare, stai parlando di Erk. Lo so, lo so, lo so. Sto parlando del rompicoglioni che mi ha rotto il cazzo perché non voleva ruolo immortale. No! Oh, ragazzi, sono tornato. Raga? Mi vedete? Ho droppato tutti i frame. Ho droppato 700 frame. Hello? Oddio! Ma come ci sono questi nemici qua? Ma io che cazzo lo sapeva? Ma scusate! Io ste paure non me le devo prendere, raga. Io ste paure. Io ho un cuore debole. Corri, Mark. Sì, corri. Volo, volo. Tranquilli, adesso lo toglie lo scudo. Lo conosco lui, è Giampiero. Andavamo a scuola insieme. Scusa? Corri, scappa c'è Nemesis. Se vinci qui su questo canale, che fai? Godo. Ecco che faccio. L'unica cosa che faccio è godere. Ha vinto anche Dark Souls 3 qua, eh sì. È vero, è vero. True story. Balla Ballo nudo in stream, tanto non è il mio canale.
Allora, ragazzi, lui mi fa molta paura. Tanta, ma veramente tanta. Ora, potremmo fare adesso la strategia del muretto. E io ci provo. Provo solo a salire. Poi vedo come mi sento. Quarta mattonella. Ok, la vedo. E poi come faccio a fermarmi? Punta con l'arco. Ah, sulla quarta mattonella. Ok. Punto con l'arco. È uno di questi, giusto? Vedi quei segmenti sotto il quarto bianco? Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Il quarto della colonna, dalla colonna. 3, 4. Così? Ok. Così? Dalla colonna, non dalle scale. Uno, due, tre, quattro. Il quarto dal punto in cui devi atterrare era molto meglio, se posso permettermi. Perché di colonne qui ce ne sono veramente tante. Mi par di essere scemo. Maybe. Prova leggermente più adesso. Sì, ho visto, ho visto. Va bene, ragazzi, dai. Abbiamo fatto i coglioni abbastanza. Ora possiamo tornare al gioco vero. Sono un po' più tranquillo adesso, dovrei farcelo. Guarda, lo che rolla anche se le frecce sono da tutt'altra parte rispetto a dove lui. È il funambolo migliore di Drangleic. Se la gioca con i tipi di Shulva, eh. I tipi di Shulva non sono mica niente. Tanta roba loro. La carica. Oh cazzo. No, non ti mettere in linea con il tuo amico che... lo so che giochino è questo qua. Lo conosco.
Non finisce proprio così però. Vabbè, guarda. Mark, la prof ha chiesto cosa c'è. Sì, un secondo dopo fu... Un cazzo. Che succede? La prof ha chiesto cosa c'è al sud della Sicilia. E un secondo dopo tu hai detto un cazzo. Beh, più o meno. Non era così del tutto sbagliata come cosa. A Chandra Gamer Girl, yes. Indeed. My friend. No, non qua, qua. Ah, perché Nashandra Gamer Girl? No, così a caso. Veramente a cazzo di cane, non ha una lore. Avvelenato. Era un sacco di danno adesso in realtà. Na 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 na. Allora, tu muori. Senza motivo sì, ma muore lo stesso. Tu muori pure. Tu non ti azzardare. Qualcuno ha detto Forlorn? Parde no. Power Ranger! Go go Power Ranger. Ma scusami, non si è attivata la porta? Cioè io rischio di venire malmenato male e la porta non si attiva. Ancora! Oddio Cristo, mi hai fatto cacare addosso. Ciao Debbie. Ti prego non farlo mai più. Ma scusatemi ma... Quanto devo passare vicino a sta porta di me? Oh! Oh! Sei a casa tua! Uccidilo con le frecce, ma dai! Go go Power Ranger! Ricordo di Juju. Andiamo nel ricordo di Juju. La ricordo di Juju. Scusatemi ragazzi, non guardo niente al momento. No, lui si sta girando, non voglio. Grazie Debbie di esserti iscritto per 4 mesi, gentilissimo. Dopo ti ringrazio per bene, ma al momento sono un po' impaurito dalla situazione. Quanto è quotato un osso adesso? Poco, dai. Possono ancora venire colpiti entrambi e poi si risolve un bel po' di problemi, secondo me. Ok.
Non so se posso stare qua, sinceramente. Ma credo di sì, mi sa che mi ero fermato qua quando... L'ultima volta che sono passato. Adesso aspetto che cadano le palle varie. Cadano le mie palle. Baffo. Anzi, baffo adesso. E poi vado. Posso avere un attacco che posso counterare, per favore? Lo prendo per un no. Non farmelo, guarda. Non farmelo. Dai, questo qua, il prossimo. Fammi uguale a quegli altri che hai fatto adesso. Succa. E ora Itana Shandra. Senti la puzza di Itana Shandra? Un po' sì. Un po' tanto, in realtà. Mi è andata bene troppe volte di fila ultimamente, quindi deve succedere un po' un miracolo perché io la facciano hit. Sinceramente, ragazzi, sono serio. So che non sono le parole che vorreste sentire, ma vi dico la verità. Deve succedere un po' un miracolo perché io faccio una Chandra no hit. Raga, ma sta funzionando sto veleno o fa finta come al solito? Ah, funzionato. Il boss di DS2 più difficile è no hit. Il duo del trono. Una volta che si impara bene tutto, il duo del trono. Ma dai, ieri ci sei riuscito? Sì, anche il giorno prima. E anche quello prima. È quello il problema. Che se non prendo hit per tanti giorni, è più probabile che lo prenda poi. E soprattutto contate la tensione e potrei tranquillamente sbagliare qualche roll. O sparare una freccia quando non voglio. Che anche quella può essere fatale. Quante no hit sei? Run 6 su DS2? 0. Sarebbe la mia prima. Per quello che sono così teso. A cazzo duro nel canguro. Come? Ogni volta mi fa ridere sta freccia, voglio. Hai capito, Nashandra?
Dai, non mi stare attaccata al culo di nuovo. Dark Souls 2 Noitran. Easy. Non voglio più vedere questo cazzo di gioco. Ah. Niente capelli fucsia neanche oggi. 3 di 8. GG boys. Oh shit. Giriungi! Giriunsiumpog! Con la luce del sole che nasce. GG boys. Siamo fortissimi. Oh shit. Bis? No, passo, grazie. Stasera Dark Souls 3. Stasera Dark Souls 1 Fetrol. No, stasera Dark Souls 1 solo piromanzia. Oddio. Primo in Italia con il routing di Shulva. Che non vale un cazzo, però. È cosa da. Yes. Oh, fuck. Raga, è la seconda volta che vedo il finale di Dark Souls. No, terza volta. Nella mia vita. Capezzolo. Grazie Chris, grazie di GG ragazzi. Oh hell yes. Tra poco 9 minuti di titoli di coda. Ah shit. That's true. Certo ragazzi, salutate YouTube, siete anche, c'è anche la chat, un po' a cazzo, perché siamo sul canale degli intoccabili, ma salutate YouTube. Mi consenta di dire che siamo 3 di 8 e abbiamo finito anche Dark Souls 2 adesso. Comunque ciao YouTube, ciao, ho un messaggio per voi. La scorsa volta con la Soul Level 1 sono stato un po' aspro con i toni. Vi ho detto che eravate dei cani e che dovevate venire in live. Oggi invece vi dico che se la mia community di Twitch fosse un albero, voi sareste il concime. Che poi non è vero. Voi sareste del concime.
Sareste del concime acido. È assolutamente inutile. Quindi la morale, come ho già detto anche, subatevi al mio canale, così posso continuare a lavorare, intrattenervi e fare le nuite. Perché se non lo fate, io muoio sotto un ponte. E tra tre anni, io non ho più la possibilità di fare streaming. Mi buttano fuori di casa, letteralmente. Quindi vi ringrazio e vi ricordo che siete tutti scarsi. Lollipop, lollipop, oh, lollipop.